Il fatto che c'è sia sta, la cosa principale sia quella con il video, capito? Va bene che andiamo dentro? Prendiamo un attimo. Allora, incontro che avverrà con Mario Capanna e Flavio Regno. Mario Capanna, che non è noto, passato, diciamo, politico, parlamentare, politico, eccetera, eccetera. Ricordo che è presidente della Fondazione Diritti Genetici e sta conducendo una battaglia che, tra l'altro, ha avuto diversi attentamenti, che ricordo è stata anche ospitata dal Duomo di Milano. Proprio il Duomo di Milano, nel maggio scorso, si è cercato di rispondere proprio alla domanda: chi decide della scienza quando la scienza riguarda tutti noi? E questa sera il titolo dell'intervento riprende un po' quello del libro di Mario Capanna, coordinato da Mario Capanna, ma i collaboratori sono molteplici, cioè la scienza come bene comune. Abbiamo poi Flavio Regno, tutti lo ricorderanno come dottore, cantautore. Io ricordo invece che è anche un biologo e si occupa di filosofia, sta scrivendo terzo, forse un quarto volume, non ho perso adesso il conto. Qualcuno di voi potrebbe dire, con tutte le rogne che già abbiamo, difficoltà di arrivare alla fine del mese per quanto riguarda le bilanci familiari, lo spread finanziario che va su giù, e le riforme che ci sono, non ci sono, e poi dobbiamo anche occuparci di rendere la scienza bene comune. E sì, anzi, questo è l'obbligo prioritario, non avrei mai detto io. Richiamava già Armando il fatto che la scienza, che ovviamente le sue applicazioni tecnologiche, ormai condizionano ogni momento della nostra esistenza. Basti pensare alle nuove tecnologie, ma banalmente al telefonino, al computer, all'automobile e così via. Ma noi intesi come collettività dei cittadini, non siamo messi nella condizione di decidere gli indirizzi della scienza. È un discorso molto delicato. Attualmente che succede? Io vado per corpi di macello. A prendere le decisioni, che cosa ricercare, come, con chi, con quale finalità, sono una oligarchia di persone. Chi destina il finanziamento alla scienza, fonti pubbliche e molto spesso fonti private. Chi decide, ad esempio, se è prioritaria la ricerca in campo militare o in campo civile? E chi lo decide? Noi, assolutamente. Dopodiché, magari la scienza riesce a fare delle scoperte anche magari utili per l'umanità, e però di cui noi non abbiamo mai voluto fare una discussione, mai abbiamo avuto una comunicazione preventiva. Il caso degli OGM, ma non lo so, no? La ricerca si è messa in moto grazie a finanziamenti molto consistenti, ha modificato alcune piante, dopodiché ha detto che adesso mangiate dei prodotti, no? Cioè mais, per esempio, piuttosto che riso, colza o altre cose. Per un po' i cittadini hanno detto, ma sperimentiamo anche questa diavoleria. Dopo un po' si sono cominciati a fare delle domande e, come sapete, oggi 3 europei su 4, fortunatamente italiani in prima fila, dicono io non voglio sentire parlare, non ne voglio coltivare, perché non mi fido per tutta una serie di ragioni di natura scientifica, economica, eccetera, con
compreso il fatto che se noi decidessimo di coltivare in un paese meraviglioso come il nostro, pensate da Roma alla Sicilia, la varietà di climi e di coltivazione di prodotti genuini che noi abbiamo e che tutto il mondo come a caso lo apprezza e coopera, ci mettessimo a coltivare OGM, non faremo altro che privarci di questo ben di Dio unico al mondo che solo in Italia abbiamo. Ci dovremmo mettere a coltivare qualche cosa che discretamente si può coltivare negli Stati Uniti piuttosto che in Argentina, in Canada piuttosto che in Cina, in Brasile piuttosto che altrove. Perderemmo la nostra tipicità. E ecco, ma tutto questo è avvenuto dopo. Se ci fosse stata una discussione preventiva, probabilmente gli OGM non sarebbero nemmeno arrivati in campo, no? Se si fosse data un'informazione dicendo guardate che gli eventuali vantaggi sono questi. Ma i rischi e i pericoli sono quest'altri, la gente avrebbe soppesato e non c'è dubbio che avrebbe detto non fa per noi. Questo è un piccolo esempio tra i due. Ora, scienza bene comune, voglio chiarire immediatamente l'obiettivo che se dovesse sorgere, non significa ben inteso una stupida idea per cui il cittadino, chiamiamolo tra virgolette l'inesperto, va dallo scienziato, chiamiamolo l'esperto, lo tira bene il camice e gli dice: ti dico io che cosa devi fare tu, perché a quel punto è chiaro che lo scienziato mi sente più legge, caro giovane cittadino, vedi, è molto simpatico, però non si è laureato in biologia, non si è laureato in biotecnologie, non si è laureato in eccetera eccetera, per cui se permette la ricerca la faccio io, visto che lei non ne sa nulla. Non vuol dire questo, vuol dire all'opposto, per esempio, faccio un altro esempio, decidere quali sono le priorità degli investimenti. Esempio concreto. Sapete che da lungo tempo e si sta accelerando questo, sono in corso studi, esperimenti, eccetera, per riuscire finalmente a mandare una spedizione umana su Marte. Uno dei 35 matti che insieme a Aurelio e a quegli illustri nomi di cui ha ricordato Torno è Pizzarri. Pizzarri che è membro autorevole dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, il quale ha argomentato da un punto di vista di particolari che allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche, eccetera, noi potremmo anche in un futuro prossimo riuscire forse a mandare una spedizione umana su Marte, ma di sicuro per un tempo prevedibile non riusciremmo a portarlo indietro. Allora dice, ha senso spendere questa manica di soldi e di cervelli e così via per una questione del genere quando oggi, su questo pianeta, non su Marte, per esempio, la malaria continua ad essere una delle principali malattie endemiche che viete milioni di vittime, a partire da bambini e bambine, e nell'Africa, nel sud-est asiatico e così via, molto più di Ebola e molto più di altri cibi. Il problema qual è? Si intuisce facilmente. I soldi investiti nella ricerca su Marte possono promettere di trarre l'autoprofitto. Ma ce la vedete voi una multinazionale che dice, ah, c'ha ragione Mario, devo studiare e trovare un vaccino per combattere la malaria. Dice, ma che sono scemo? Che io dovrei spendere fondi di investimento per trovare un vaccino che poi dovrei vendere agli apotecisti che non hanno i soldi per comprarlo. Non esiste, no? Vedete la logica del profitto capitalistico? Allora, se noi sottoponessimo a una pubblica discussione, quindi nella società civile, tra le organizzazioni, le forze politiche, il Parlamento, eccetera, eccetera, questo quesito, secondo voi è più utile investire un sacco di soldi per cercare di andare su Marte o di trovare un vaccino per chi non credo che l'esito del referendum potrebbe essere dubbio, no? Credo che ogni persona di consenso direbbe, poiché ma rimarrà sempre lì, nel senso che continua a girare intorno al sole come la terra, se non ci andiamo domattina, ma ci andiamo tra 50-100 anni, non muore nessuno, no? Però per intanto facciamo vivere quelli che muoiono invece per la malattia. Capite ora cosa vuol dire scienza bene comune? Cioè non significa, dice, ma adesso io mi devo mettere a studiare dei topi per sapere gli algoritmi, eccetera, per sapere l'intimo funzionamento del genoma umano o quello delle piante. No, significa semplicemente che tra il mondo della scienza, la società
e i suoi strumenti democratici, deve essere aperto un dialogo che non c'è mai stato. Questo è il punto di svolta. Diciamo la rivoluzione di pensiero che è l'insieme dei contributi altissimi di questo volume propone. Senza questo, di applicazione tecnologica, saranno sempre decise da una oligarchia sempre più distante. Io qui esorto alla lettura di questo libro, e lo faccio quindi senza conflitto di interesse, perché io sono quello che ha dato nell'anno e che poi ha scritto una bellice conclusiva. Ma perché vi trovate dal punto di vista delle costituzionali, intendendo per grandi crimini di oggi, gente che deve evitare da tutto non lo far finita di investire del suo futuro. I grandi ci sembrano ormai solo perché siamo in ginocchio. Alziamoci, se ci alziamo, cambiamo. Di apertura, Yahoo, Facebook, Google News, Google, Yahoo Italia, YouTube, una sezione specifica, YouTube Covo generico, Bing, il Corriere. Sul sito di Passera, pensiero di Passera, la fonte che viene giù interessante l'inserimento nella via del post di un codice QR. Bye.